Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. Di sicuro vi ricorderete della Monster Ultra PC King. Quest'ultima l'ho recensita per ben due volte su Tuccio TV. Dovete sapere che oggi ritorna finalmente, ragazzi, in una versione giapponese. Quindi sì, la confronteremo perché, ragazzi, c'è ben poco da fare. Scorgere tutte le differenze che caratterizzano questo marchio. Detto questo, mi raccomando, non esitate ora a supportare i miei video con un like. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, perché ci tengo tanto. Ed eccolo, ragazzi, il nostro set di lattine Ultra PC King. Abbiamo la versione statunitense da 473 ml, la più grande, la versione ridotta, sempre dagli Stati Uniti, ma da 355 ml, e medesimo formato abbiamo anche la versione giapponese. Già delle differenze le possiamo scorgere per quanto riguarda le due lattine più piccole. Escludendo infatti la lattina più grande, ci accorgiamo che le illustrazioni sono sempre quelle. La versione statunitense ha un fondo leggermente più ruvido, ma di proprio poco poco. Per il resto abbiamo le medesime illustrazioni sia a destra che a sinistra. Non abbiamo differenza alcuna. Perfino il logo sembra sembrare uguale. Ciò che cambia però è situato praticamente in alto. Inquadrando quello che è il collo delle lattine, ci accorgiamo che il rim della versione statunitense è di colore rosso. Per rim intendiamo praticamente questa corona, questa illustrazione nella quale di fatto è racchiusa la scritta Zero Sugar, che appunto qui è rossa, mentre troviamo assente il rim nella versione giapponese, dove la scritta invece è rossa. Perfino le linguette sono uguali, entrambe di colore nero, così come il collo, che è argentato. Quello che possiamo scorgere è il fatto che cambi la forma della linguetta. Quella statunitense ha una linguetta ovale, mentre l'altra, quella giapponese, ha una linguetta squadrata. In basso invece sono identiche, abbiamo scritto Monster Energy Ultra PC King, cambia ovviamente la traduzione in lingua madre di quelle che sono le diciture nella versione giapponese. Inoltre anche qui rappresenta in tutto e per tutto la diversità per quanto riguarda quello che è il bollino che indica l'assenza di zuccheri per lattina. Focalizzandoci principalmente sulla versione giapponese, ci accorgiamo che anche sul retro ci sono molte differenze. Affascinante sono le scritte, i caratteri appunto in lingua madre che troviamo praticamente impressi. A me piace un sacco, ragazzi, non so a voi ma io le adoro. Anche in alto sul collo le diciture rosse in giapponese le donano molto, così come il quadro della descrizione. Guardate che bello, abbiamo il logo Monster Energy Ultra PC King e poi la descrizione ovviamente in giapponese, è unica. Il motto Unleash the Beast, non abbiamo icone di social. E questa lattina come SKU 0423 è abbastanza recente, quindi che dire ragazzi, davvero tanta tanta roba. Quindi che dire, questo è il nostro set al completo, ci mancherebbe la versione sale sample, ma tranquilli, troverò anche quella. Da quello che ho sentito è uscita pure anche la Ultra PC King da mezzo litro, in qualche paese d'Europa, quindi provvederò a recuperarle entrambe. Quindi che dire ragazzi, anche oggi vi ho portati in un posto speciale alla ricerca di lattine uniche. Vi ho illustrato una Monster che proviene dal Giappone, davvero molto carina e singolare. Ditemi nei commenti se anche voi la possedete in collezione, perché è un pezzo davvero particolare. Detto ciò, mi raccomando, non esitate ora a supportarmi con un like, ad iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto. Io concludo qui e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!